Radio 3 Mondo. Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è martedì 19 ottobre, una giornata in cui vi raccontiamo come un gruppo di missionari statunitensi e i loro familiari sono stati rapiti da una banda armata da Haiti vicino Port-au-Prince dopo aver visitato un orfanotrofio. La situazione è ancora in corso, ci sono ricerche dell'FBI e non è comunque in realtà una novità, perché Haiti ha uno dei tassi più alti di rapimento al mondo. Ci sono potenti bande che sfruttano una situazione, un'ambientazione senza legge per far soldi, ovviamente con il pagamento di riscatti. Cercheremo di fare il punto sugli ultimi avvenimenti sia ad Haiti, dove l'uccisione del presidente Jovenel Moïse a luglio ha creato delle situazioni assolutamente di mancanza di sicurezza, e poi andremo anche in El Salvador, dove migliaia di manifestanti hanno marciato domenica nella capitale contro le azioni del governo del presidente Bukele, e poi ancora in Ecuador, dove il presidente Lasso ha dichiarato lo stato di emergenza con polizie militari nelle strade per contrastare il traffico di droga, così dice per La Piazza Online. I suggerimenti dalla redazione oggi ci arrivano da Costanza Sporci. Sono diversi hashtag per Haiti: l'hashtag Haiti e ancora l'hashtag Mozo, che è il nome poi in realtà della gang che avrebbe rapito i missionari. E poi per il Salvador, hashtag Bukele, hashtag Bitcoin, che è un punto sul quale si manifesta. E poi ancora hashtag Ecuador, ancora un altro hashtag col nome del paese. Per i vostri commenti inviate un sms o un whatsapp al 335 5634296 oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio 3 Mondo. Tonight the turmoil and violence rocking Haiti has been directed at American citizens. After 17 people on a missionary visit were kidnapped near the capital of Port-au-Prince while visiting an orphanage. The Ohio-based Christian Aid Ministries posting on its website the group of 16 U.S. citizens and one Canadian citizen includes 5 men, 7 women and 5 children. Join us in praying. Stiamo ascoltando a Radio 3 Mondo come ieri, 18 ottobre, la NBC americana ha dato la notizia del rapimento dei missionari statunitensi ad Haiti. Sono diverse persone, come avete sentito, e ci sono anche dei bambini. A quanto pare si tratta di una banda armata che li avrebbe prelevati vicino Port-au-Prince, quindi dopo aver visitato un orfanotrofio. Allora cerchiamo di capire, tra l'altro, cosa accade in questo paese da diversi mesi, in una situazione complicata dal punto di vista politico. Poi non dimentichiamo che c'è stato anche un terremoto. Ne parliamo con i nostri ospiti, che sono Roberto Codazzi, educatore cooperante Repubblica Dominicana, che ha fondato nel 2008 l'associazione Color e Speranza, e anche autore di un paio di libri su Haiti. L'ultimo è Haiti, il terremoto senza fine. Buongiorno Codazzi. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie per essere con noi, e ne parliamo anche con Maria Vittoria Rava, presidentessa della Fondazione Francesca Rava, Italia Onlus. Buongiorno Maria Vittoria Rava. Buongiorno. Grazie anche lei di essere con noi stamattina, tra l'altro su un tema, su un paese che in Europa non è tanto raccontato, non è tanto mediatizzato, e in realtà l'attenzione dovrebbe essere certamente maggiore. Roberto Codazzi, ecco, partiamo dall'evento, dalla breaking news, diciamo così. L'FBI, i team del Dipartimento di Stato americano stanno lavorando per localizzare i 17 missionari cristiani rapiti a Haiti ieri. Può dirci chi erano questi missionari, cosa facevano, qual è lo stato delle indagini al momento? Sembra tra l'altro che la gang responsabile si chiami The 400 Mawos, è così? Sì, insomma, si sa che i missionari rapiti fanno parte della Christian Aid Ministries, una chiesa evangelica che fa capo agli Stati Uniti e al Canada. Si sa chi li ha rapiti perché è una banda attiva ormai da
più di un anno in quella zona, in una zona di confine fra la Repubblica Dominicana e Haiti. Porto Prince dista una quarantina di chilometri dal confine con la Repubblica Dominicana. Quella zona è presidiata da questa gang armata, la 400 Mawoso, che appunto ha uno schema di rapimento consolidato. Si calcola che circa l'80% dei rapimenti fatti ad Haiti sono realizzati da questa banda. E se parliamo di numeri altissimi, perché soltanto fra luglio e settembre sono più di 220 i rapimenti registrati ad Haiti. Hanno uno stile di rapimento classico, quello del rapimento collettivo, nel senso che si impadroniscono di un autobus o di un'auto e rapiscono tutti i membri che sono su quei mezzi e chiedono un riscatto collettivo per lasciarli poi tutti insieme. La maggior parte, la stragrande maggior parte dei rapimenti che avvengono ad Haiti vengono risolti con il pagamento del riscatto. Sono pochissimi i casi in cui la polizia ha un ruolo nelle indagini e nella liberazione delle persone rapite. La differenza di questo rapimento da tutti gli altri è che questa volta vengono rapiti dei bianchi, quindi si attiva un'attenzione internazionale che altrimenti non c'è. Ecco, una tensione internazionale, dicevamo appunto sul terreno è già operativa l'FBI, eppure questo naturalmente è un tema non nuovo ad Haiti. C'è un articolo di approfondimento sugli approfondimenti della Reuters che ci segnala Costanza Spocci dalla redazione, si intitola Le gang espandono il territorio mentre il governo di Haiti lotta per mantenere il controllo. È un testo che racconta che addirittura quando il primo ministro haitiano Ariel Henry ha tentato domenica scorsa di condurre una cerimonia per commemorare la morte di uno dei padri fondatori del paese, la sua delegazione è stata accolta da una raffica di spari che ha costretto i funzionari a ritirarsi. Ecco, Maria Vittoria Rava, l'aiuto umanitario, l'intervento esterno in Haiti ha una storia lunga, una storia anche controversa. Voi siete sul territorio da molti anni, lo siete con successo. Le chiedo qual è il segreto per operare senza attirare la riprovazione della popolazione locale? Quali sono i rischi poi per gli operatori di fondazioni come la vostra? In altri paesi poveri, in particolare Haiti, noi siamo transienti da 40 anni, noi operiamo per la gente insieme alla gente, non facciamo assistenzialismo, facciamo empowerment e i nostri lavoratori, i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri meccanici, i nostri educatori, i nostri professori sono tutti rigorosamente haitiani. Questa è la filosofia della nostra organizzazione, che mira quindi all'empowerment. I volontari, cioè chiamiamoli i bianchi come dicono loro in Haiti, sono i volontari che vengono dall'Italia e dagli altri paesi del mondo per portare l'eccellenza e quindi le competenze, per insegnare e trasferire le competenze affinché si possano aiutare da sé. Questo lavorare insieme alle persone, con le persone, penso che sia non solo in Haiti, ma in ogni paese in via di sviluppo la chiave di successo, perché è mettere la persona al centro e dare a loro la possibilità di andare avanti da sé senza vivere la colonizzazione delle ONG, questa colonizzazione che è il nuovo modo della colonizzazione, diciamo, che è in passato, no? Che è stata colonizzata ai tempi di Napoleone, dai francesi, ha avuto un destino molto diverso da quello dell'altra parte dell'isola, la Repubblica Dominicana, e da lì poi questo popolo che ha tenuto un'indipendenza molto giovane non è stato in grado di governare questa indipendenza ed è stato soggetto negli anni a numerose dittature che purtroppo hanno portato tantissimi momenti bui nell'isola di violenza. Devo però dire che noi negli anni siamo sempre andati come volontari portando veramente centinaia di persone giù, tra cui medici, infermieri che hanno le ruoli degli ospedali di eccellenza italiani e americani, che hanno appunto insegnato la chirurgia nel nostro ospedale San Damien, che aiuta 80.000 bambini l'anno. Aiutiamo tutti, anche questa è una chiave di successo, noi diciamo i figli di tutti. I figli di tutti i poveri, anche i figli di quelli che si chiamano gang, diciamo che questi poi sono altrettanto poveri e miseri come gli altri, però la violenza che si è manifestata in questi ultimi anni e che è culminata con l'uccisione del presidente sicuramente riflette una situazione di degrado che io da tanti anni lavoro in Haiti, da tanti anni sono passato tantissimo tempo della mia vita in Haiti, per me è la seconda famiglia. Hanno assistito, tant'è vero che noi, che io personalmente
vado con la mia famiglia, con tantissimi volontari, ho ricevuto qua adesso durante il terremoto manifestazioni di entusiastico offerte di aiuto da tantissimi volontari italiani, li ho bloccati tutti. Ho detto questo non è il momento di andare in Haiti, perché la violenza è molto molto grave ed è incontrollata, in quanto non c'è uno stato di polizia in Haiti, con l'uccisione del presidente, la situazione di instabilità del paese è molto grave, c'è uno stato di insicurezza generale nel quale ovviamente queste gang hanno una facilità di azione. Ecco, quindi diciamo che il segreto è non lavorare su Haiti ma lavorare con Haiti e gli haitiani, però la situazione diventa più complessa, sempre più complessa. E a questo proposito Roberto Codazzi e Maria Vittoria Rava citava proprio l'incertezza, la povertà, la fame. La vicenda di ieri ha gettato benzina sul fuoco di una situazione politicamente instabilissima dopo l'assassinio del presidente a luglio, e una popolazione estremamente provata dal punto di vista politico ma soprattutto sociale. Qual è lo stato dell'opera in Haiti? Dal punto di vista politico è complessissimo, la politica d'Haiti è molto frammentata e poco organizzata e poco abituata a un dialogo. In questo momento abbiamo un primo ministro ad interim, non abbiamo il presidente, non abbiamo un parlamento da oltre 2 anni. La vedova del presidente assassinato ha denunciato il primo ministro ad interim come in qualche modo fiancheggiatore o parte in causa dell'omicidio del presidente. Questo, giusto per dare un'idea della complessità, era previsto un referendum su una riforma costituzionale elaborata dal presidente ucciso, che è stato prima contestato dall'opposizione, poi sospeso e cancellato dal primo ministro attuale, rimandando a un percorso elettorale molto molto fumoso che dovrebbe realizzarsi nel 2022. La politica d'Haiti controlla molto poco, perché le risorse dello Stato sono poche e perché proprio il controllo del territorio è molto limitato. Adesso con l'aumento dei costi che legati alle materie prime che stiamo soffrendo in tutto il mondo, c'è veramente un pericolo che la fame esploda ad Haiti. Già la situazione è terribile, si parlano di percentuali altissime di persone sotto la soglia di povertà estrema, un minimo aumento dei prezzi dei beni di consumo primari potrebbe proprio portare a una situazione molto molto difficile da affrontare. In tutto questo la comunità internazionale guarda ad Haiti ormai con un certo distacco. C'è stata un'esperienza lunghissima di presenza dei caschi blu dal 2004 fino a un anno fa, un anno e mezzo fa. Le Nazioni Unite qualche giorno fa hanno rinnovato la loro presenza, che però adesso si limita a un ufficio politico a Port-au-Prince. Qualche Stato, la Colombia, la Repubblica Dominicana, stanno chiedendo degli interventi forti ad Haiti, che però sono difficili, anche perché i caschi blu hanno lasciato un brutto ricordo ad Haiti, iniziando dal colera che purtroppo hanno portato dopo il terremoto del 2010, fino a una serie di episodi di violenza, soprattutto contro le donne haitiane. Quindi la situazione è ai limiti, proprio perché non c'è un'istituzione in grado di poter assumere il controllo del territorio, e in questo appunto le bande armate fanno il loro gioco. Basti pensare che la zona sud colpita dal terremoto il 14 d'agosto era una zona isolata dalla capitale di Haiti, perché la strada principale è presidiata da un'altra banda armata che controlla completamente il passaggio, per cui nelle settimane successive al terremoto si è arrivato a un piccolo accordo con questa banda per far passare i primi convogli umanitari, ma già adesso la situazione è esplosa nuovamente. Ecco, a proposito di terremoto, rispetto all'ultimo terremoto, cioè recentissimo, un paio di mesi fa, si parla di 650.000 persone in necessità di aiuti, tra cui 260.000 bambini, sono dati dell'UNICEF. Maria Vittoria Rava, la Fondazione Rava si occupa di bambini. Vediamo che nelle maggiori crisi del mondo, in questo momento, povertà e malnutrizione si abbattono come una scure sulla popolazione, soprattutto sulle donne, le donne incinte, i bambini malnutriti. Ecco, cosa accade da questo punto di vista in una delle crisi umanitarie peggiori al mondo, ad Haiti? Grazie per mettere luce su questa situazione. È un paese dove c'è una gravissima violazione dei più basi diritti umani. Si parla nel mondo di obiettivi di sviluppo sostenibile,
si parla nel mondo dei diritti umani. Il mondo dovrebbe finalmente svegliarsi e capire che non esiste parlare di queste cose in un paese come Haiti, dove i bambini, uno su tre, prima dei 5 anni, muoiono ancora di malnutrizione, che vuol dire fame, fame e sete. Se si cammina nelle strade di Haiti, della capitale, per dire che dovrebbe essere un posto migliore, nonché degli slums, ci sono bambini e persone che vanno in giro con queste piccole recipienti di acqua. Non esiste distribuzione di acqua potabile in tutto il paese, anche per i ricchi che hanno le loro cisterne. Non esiste distribuzione di energia elettrica neanche per i ricchi che hanno i generatori. Noi abbiamo i pannelli solari nell'ospedale pediatrico San Damien. Non esistono ospedali gratuiti per i poveri, non esistono scuole. Allora è un paese che non offre niente ai giovani e ai bambini, non offre neanche la possibilità di vivere e di sopravvivere. Queste ultime crisi politiche e crisi anche sociali che ci sono state, come il rincaro dei prezzi, hanno messo in ginocchio veramente anche le persone che avevano quel poco che poteva avere. E il terremoto si è passato nelle zone di campagna dove le famiglie vivono in zone molto inferme, difficili da raggiungere. Padre Nick, che è il nostro la nostra guida per i nostri progetti sull'isola, da 40 anni dedica la sua vita, natali compresi, a questo paese, vive ogni giorno, ogni notte in questo paese. Era già il 14 agosto, che era tra l'altro il suo compleanno, in queste zone dove ci sono state le scosse, era già con queste cliniche mobili, perché noi sappiamo bene che il nostro ospedale pediatrico San Damien, che aiuta e salva 80.000 bambini l'anno, non era raggiungibile dalle persone che vivono così lontano. E quindi quelle cliniche mobili, che sono dei truck con delle ruotone che passano anche i fiumi, vediamo fin dove ci sono tutte queste famiglie. Lui era lì a fare le cliniche estive, perché d'estate crescono le infezioni con il caldo, crescono il colera e soprattutto con l'arrivo dei tifoni ci sono moltissimi problemi. Abbiamo prestato immediatamente soccorso, abbiamo soccorso 6.000 e oltre persone feriti, abbiamo portato i casi più gravi in ospedale. Ora c'è la ricostruzione delle case, di quelle piccole povere case che hanno le persone. Questo è dal basso quello che noi stiamo facendo e facciamo ogni giorno da 40 anni. Ci vuole qualcosa di più, ci vuole un intervento su questo paese che rimetta in sesto. Un paese che è poco più grande della Lombardia, che ha 11 milioni e mezzo di abitanti. Non è difficile, si può fare, se veramente si vuole fare la differenza. E bisogna agire sicuramente con l'aiuto da tutto il mondo, di chi può fare a livello di governo e a livello di massimi sistemi. Grazie Maria Vittoria Rava per questo appello accorato all'attenzione nei confronti di Haiti. Sono tante in realtà le affermazioni dei nostri ascoltatori e anche le richieste. C'è chi ringrazia per aver messo luce su questa crisi umanitaria, c'è chi si chiede, come Rosanna da Napoli, a chi giova questo stato delle cose, quali sono le ingerenze straniere. E certamente è una crisi umanitaria, non soltanto politica, che pone la necessità di una maggiore attenzione. Grazie ancora ai nostri ospiti, che ringrazio ancora una volta, Maria Vittoria Rava, presidentessa della Fondazione. Il sito della Fondazione Transestrada, se chi vuole stare vicino ad Haiti, segnalate sul nostro sito fondazionefranciscanavo.org. Grazie Maria Vittoria Rava e grazie Roberto Codazzi, educatore cooperante Repubblica Dominicana, per essere stati con noi. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete continuare a mandarci sms al numero 335 5634 296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.